Ragazzi, buonasera a tutti e bentornati sul canale. Allora, come al solito, ragazzi, l'invito è sempre quello: iscrivetevi, ragazzi, al canale, commentate, like, condividete. Allora, ragazzi, siamo qui nel post partita della partita di Coppa Italia tra Empoli e Renate al Castellani. È finita veramente pochi istanti fa. Vince l'Empoli, ragazzi, 2-1 sul Renate. Passa il turno ed affronterà a fine ottobre il Benevento, ragazzi. Quindi, ragazzi, passiamo questo turno di Coppa Italia. Ragazzi, che dire, flash insomma su quello che si è visto, ragazzi. Che dire, insomma, non è stata una partita, sinceramente, da fuochi d'artificio, ragazzi, però era anche prevedibile, perché insomma si giocava con diversi cambi, ragazzi. Formazione dall'inizio rimaneggiata, in difesa soprattutto tanti cambi, ragazzi. In attacco ha giocato Merola con Mancuso, centrocampo all'inizio partita Ricci con il nuovo arrivato a As, che comunque secondo me loro due sono stati i migliori in campo. Hanno fatto un bel primo tempo sia As che Ricci, ragazzi. Davanti Merola ha fatto poi, è stato doppietta. E ragazzi, però secondo me è un buon giovane, ragazzi, che l'Empoli secondo me deve fare affidamento su di lui, perché questo ragazzo può veramente rendere bene, può crescere. Vedremo se l'Empoli appunto deciderà di tenerlo o di darlo in prestito appunto per farlo crescere. Però secondo me comunque è un buon prospetto, ragazzi. Quindi al 16° del primo tempo, gol di Merola dell'1-0. Poi, ragazzi, nel secondo tempo sempre Merola scarta il portiere del Renate a tu per tu e mette dentro il 2-0. Poi, ragazzi, nel finale ci complichiamo la vita, regaliamo un gol al Renate. Vi dovreste dire, ragazzi, chi ha segnato. Non voglio sapere perché l'ho seguita alla radio e me lo sono perso, onestamente. Comunque, ragazzi, l'importante era passare questo turno e mettere appunto minuti nelle gambe anche, ragazzi, ai giocatori che soprattutto insomma giocano poco. Poi insomma sì, passare il turno conta, certo. Però, ragazzi, ma la Coppa Italia sappiamo bene che non è un obiettivo dell'Empoli, ecco, quello sì, sicuramente. E quindi, ragazzi, niente che dire. Sabato sarà nuovamente campionato, ragazzi, in casa con il Monza. E qui, ragazzi, sarà sinceramente tutta un'altra partita. Questa, ragazzi, come ho detto, è stata una partita non brillante. Abbiamo giocato, abbiamo amministrato questo risultato. Era, ragazzi, è chiaro che se metti una partita di Coppa Italia in questo periodo, tra il campionato, ragazzi, e ancora si deve trovare la piena condizione, giocano appunto dei ragazzi che non giocano quasi mai, e insomma queste cose vanno messe in preventivo. E insomma ci si può anche aspettare una partita non, insomma, sotto l'aspetto dello spettacolo, no, non bellissima. L'Empoli ha fatto la sua partita, ha trovato questi due gol, ragazzi, e per il resto ha amministrato questo, insomma, questo passaggio del turno, ecco. Ragazzi, io direi che per il momento quindi è tutto. Noi ci rivediamo, ragazzi, prestissimo per il prepartita di Empoli Monza. E ragazzi, è l'anteprima sulla seconda giornata di Serie B. Io come sempre vi invito ad iscrivervi, a commentare, mettetemi like, condividete. Noi ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti. Ciao, ragazzi.